A casa di Don Vittorio Marella nessuno parlava di Francesco davanti a me, come se quella cara famiglia non fosse informata della sua esistenza. A volte, nella nostra vacanza, mi è accaduto di entrare in cucina e di trovare seduti a discorrere intorno al tavolo, davanti a una tazza di caffè. Con loro c'era anche Irene, che mi salutava stringendo gli occhi. Al mio ingresso tutti gli sguardi si posavano su di me e sentivo il calore del loro affetto che mi investiva, mescolato a una tenerezza straziante. Allora cercavo con lo sguardo mia madre e mi dirigevo verso lei, appoggiando la testa sulle sue gambe e lasciando che mi accarezzasse la schiena senza dire nulla. Non vuoi entrare alieno? Mi chiedeva la signora Maria, a cui la pancia non permetteva più di stare a lungo seduta. Mi ha detto la tua mamma che da grande vuoi fare la cantante? Domandava Don Vittorio, è vero? Sì, implorava Irene. Cantaci una canzoncina, vieni, grazie, chiamava la sorella. Adesso Chiara canta. S'alzava gli occhi verso mia madre per sapere cosa dovevo fare. Incontravo il suo sguardo divertito e tenero che non reclamava nulla, neanche una bella figura. Fai quello che vuoi, diceva senza parlare. Quando venne il momento della partenza, Don Vittorio ci riempì di doni. E se non fosse stato perché dovevamo viaggiare in treno ed eravamo due donne sole, ci avrebbe caricato come i re magi. Giungemmo al paese verso l'ora di cena. Francesco aspettava sotto casa. Lo subito, ma Anita mi teneva per mano e io mi trattenni per non dispiacerlo. Al mare, negli ultimi giorni, sentivo ripetere sempre più spesso che ero bella e il tono dei complimenti che giungevano non era quello usuale. Potrei dire che esso esprimeva per la prima volta la scoperta che fossi bella non solo agli occhi di chi mi amava, ma con certezza autentica, persino agli occhi di chi mi avesse odiata. La meraviglia era tale che si manifestava negli sguardi. Io stessa la vidi senza capire negli occhi di Don Vittorio e della moglie. E fino anche in quelle dorate di mia madre. Per questo mi guardai nello specchio della signora Maria, con indosso solo il costume da bagno, e scorsi la figurina di cui essi parlavano. Mi pavoneggiai a lungo, ripetendo ad alta voce le loro blandizie amorevoli, i commenti ammirati che mi avevano inorgoglita e di cui non trovavo alcuna traccia su di me. Che splendore!